Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il giovedì 27 di maggio del 2021. Ormai stiamo andando verso la conclusione di questo mese, durante questa settimana, ma ancora non è conclusa la lettura della parola di Dio. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola di Dio. Stiamo leggendo il libro di Giosuè, un libro che racconta tante battaglie, anche giudizio di Dio, utilizzando, servendosi di Israele per giudicare e condannare le nazioni che avevano rifiutato di credere nel Signore e allo stesso tempo questa conquista del territorio che Dio aveva dato a Israele come eredità. E quest'oggi noi leggeremo ancora due capitoli di questo libro molto importante. Leggeremo capitolo 14 e capitolo 15 di Giosuè. Quindi vieni con me, leggiamo la parola di Dio insieme. Giosuè capitolo 14, parola di Dio. Queste sono le terre che i figli di Israele ebbero come eredità nel paese di Canaan e che il sacerdote Eleazar, Giosuè, figlio di Nun, e i capi famiglia delle tribù dei figli di Israele distribuirono loro. L'eredità fu distribuita a sorte, come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè, alle 9 tribù e alla mezza tribù, perché alle altre tribù, 2 tribù, e alla mezza tribù di Mosè aveva dato loro l'eredità di là dal Giordano. Ai Leviti non aveva dato tra i figli di Israele nessuna eredità. I figli di Giuseppe formavano 2 tribù, Manasse ed Efraim. Ai Leviti non fu data nessuna parte del paese, tranne le città per abitarvi con le campagne circostanti per il proprio bestiame e i loro averi. I figli di Israele fecero come il Signore aveva comandato a Mosè e spartirono il paese. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè, a Gilgal, e Caleb, figlio di Geftune, il Keniseo, e gli disse: «Tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò a Cades Barnea a esplorare il paese». E io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora, ecco, il Signore mi ha conservato in vita. Come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse questa parola a Mosè mentre Israele camminava nel deserto. E ora, ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora. Vi stanno degli Anakim e vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron come eredità a Caleb, figlio di Geftune. Per questo Caleb, figlio di Geftune, il Keniseo, ha avuto Hebron come eredità fino ad oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore Dio di Israele. Hebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anakim e nel paese cessò la guerra. Giosuè capitolo 15. La parte toccata a sorte alla tribù dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie, si estendeva sino al confine di Edom, al deserto di Sin, verso sud dell'estremità meridionale di Canaan. Il loro confine meridionale partiva dall'estremità del Mar Salato, dalla lingua che volge a sud e si prolungava a sud della salita di Akrabbim, passava per Sin, poi saliva al sud di Cades Barnea, passava per Chezron, saliva verso Adar e si volgeva verso
Carcaá. Carcaá. Passava quindi da Amon e continuava fino al torrente d'Egitto per terminare al mare. Questo sarà, disse Giosuè, il vostro confine meridionale. Il confine orientale era il Mar Salato, sino alla foce del Giordano. Il confine settentrionale partiva dal braccio di mare dove era la foce del Giordano. E di là saliva verso Bet Ogla, passava al nord di Bet Araba, saliva fino al sasso di Boan, figlio di Ruben. Poi, partendo dalla valle di Accor, saliva a Deber e si dirigeva verso il nord dal lato di Gilgal, che sta di fronte alla salita di Adumim, a sud del torrente. Poi passava presso le acque di Ensemes e faceva capo a Enrogel. Di là, il confine saliva per la valle di Ben Inonm, fino al versante meridionale del monte dei Gebusei, cioè Gerusalemme, poi saliva fino alla cima del monte che sta di fronte alla valle di Immom, occidente, e all'estremità della valle di Refaim, al nord. Dalla cima del monte il confine si stendeva fino alla sorgente delle acque di Neftoa, continuava verso le città del monte Efron e si prolungava fino a Balaa, cioè Kiriat Ieraim. Da Balaa volgeva poi a occidente verso il monte Seir, passava per il versante settentrionale del monte Ieraim, cioè a Chesalon, e scendeva a Bet Semes e passava per Timna. Di là il confine continuava verso il lato settentrionale di Ecron, si stendeva verso Sicron, passava per il monte Baala e si prolungava fino a Iabneel e terminava al mare. Il confine occidentale era il Mar Grande. Tale furono da tutti i lati i confini dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie. A Caleb, figlio di Geftune, Giosuè diede una parte in mezzo ai figli di Giuda, come il Signore gli aveva comandato, cioè la città di Arba, padre di Anak, la quale è Hebron. E Caleb ne scacciò i tre figli di Anak, Sesai, Aiman e Talmai, discendenti di Anak. Di là salì contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer. E Caleb disse, a chi batterà Kiriat Sefer la prenderà, io darò la moglie mia figlia Aksa. Allora Otiniel, figlio di Kenas, fratello di Caleb, la conquistò e Caleb gli diede in moglie sua figlia Aksa. E quando lei venne a star con lui, persuase Otiniel a lasciarle chiedere un campo a Caleb, suo padre. Lei smontò dall'asino e Caleb le disse, che vuoi? Quella rispose, fammi un dono, poiché tu mi hai stabilito in una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua. Ed egli gli diede sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. Questa è l'eredità della tribù dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie. Le città poste all'estremità della tribù dei figli di Giuda verso il confine di Edom, dal lato della regione meridionale, erano Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adeada, Kades, Azor, Itnam, Zif, Telem, Bealot, Azor Adatta, Keriot, Kezron, cioè Azor, Amam, Sema, Molada, Azar, Gada, Kesmon, Bet, Palet, Azar, Sual, Beer, Seba, Biziotia, Baala, Lim e Asem, El Tolad, Kezil, Korma, Siklag, Madmana, San Sanna, Lebaot, Silim, Aim, Rimom, in tutto 29 città e i loro villaggi. Nella regione bassa
Estaol Sorea Asna, Zanoa En Ganim, Tapua Enam, Yarmut Adulam, Soko Azeka, Saraim Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 città e i loro villaggi. Senam, Kadza, Migdal, Kad, Dilean, Mispa, Yokiteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabona, Lamas, Kitlis, Gederot, Bet, Dagon, Naama e Makeda, 16 città e i loro villaggi. Libina, Eter, Azan, Ifta, Asna, Nezib, Keila, Akzib e Maresa, 9 città e i loro villaggi. Ekron, le città del suo territorio e i suoi villaggi. E da Ekron e a occidente tutte le città vicine ad Asdod e i loro villaggi. Asdod, le città del suo territorio e i suoi villaggi. Gaza, le città del suo territorio e i suoi villaggi, fino al torrente d'Egitto, fino al mar grande che serve come confine. Nella regione montuosa Sanoir, Iatir, Soco, Danna, Kiriat Sanna, cioè Debir, Anab, Estemo, Animim, Goshem, Colon e Gilo, 11 città e i loro villaggi. Arab, Duma, Esean, Ianum, Bet Tapua, Afeka, Kumta, Kiriat Arba, cioè Hebron e Sior, 9 città e i loro villaggi. Maon, Carmel, Zif, Yuta, Israel, Yokdeam, Zanoa, Cain, Gibea e Timna, 10 città e i loro villaggi. Calul, Bet Sur, Gedor, Maarat, Bet Anot e Eltekon, 6 città e i loro villaggi. Kiriat Baal, cioè Kiriat Iarim e Raba, 2 città e i loro villaggi. Nel deserto, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nib San e Ir Amilea e Enged, 6 città e i loro villaggi. Quanto ai Jebusei che abitavano in Gerusalemme, i figli di Giuda non riuscirono a scacciarli, e i Jebusei hanno abitato con i figli di Giuda in Gerusalemme fino al giorno di oggi. Parola del Signore. Ti aspetto domani, perché sarà l'ultima giornata di questa settimana e devo dire anche di questo mese di maggio, e noi continueremo per la grazia di Dio a leggere la parola del Signore. Quindi ti do l'appuntamento per domani, che tu possa venire con tutto l'entusiasmo per leggere la parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio nell'amore di Cristo Gesù. Che il Signore ti benedica.